La pioggia caduta incessante per tutta la giornata di ieri non ha scoraggiato gli aquilani, turisti fedeli. L'avvio della 725esima perdonanza celestiniana davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio è avvenuto nell'abbraccio collettivo di cittadini e istituzioni. Soltanto di pochi minuti il ritardo dell'accensione del tripodi, apertura ufficiale del Giubileo celestiniano, poi il via alla festa tra ombrelli, raccoglimento, commozione e spettacolo. Tante persone nel centro storico dell'Aquila. Una città che comincia ad assaporare il ritorno alla normalità proprio come 3 anni fa, quando nella notte del 24 agosto una scossa di magnitudo 6.0 sconvolse Amatrice e tanti altri borghi del centro Italia. Subito dopo l'accensione del fuoco del perdono, passato dalle mani del giovane Teodoro Leonardo Puca a quelle del sindaco Luigi Biondi, i discorsi delle istituzioni. Nel suo messaggio Biondi però non ha fatto riferimento ad Amatrice, così come pure il cardinale, l'arcivescovo Giuseppe Petrocchi, che ha però sottolineato come nel 10° anniversario del sisma un importante motivo di riflessione poggia sul tema della ricostruzione. Ci ha pensato Gianni Morandi a ricordare, nell'atmosfera generale della festa, che quella di oggi è invece una giornata di lutto nazionale per la tragedia di Amatrice. Dopo l'accensione del fuoco del perdono, 2 ore di spettacolo gratuito dal titolo L'Aquila rinasce, voluto e ideato dal direttore artistico della Perdonanza, il maestro d'orchestra Leonardo De Amicis. Stiamo rinascendo, abbiamo raccontato, ho voluto raccontare con le emozioni la situazione attuale. A 10 anni l'estratto conto reale, l'estratto conto di gente che ama la terra, che è legata alla terra, quindi hai sentito l'argomento delle radici, della terra, del fuoco, dell'amore per la terra e la rinascita. La rinascita è. E da lì è partito il progetto.